Si è svolta lo scorso mercoledì 6 giugno in piazza Vittorio Veneto ad Agropoli la giornata dell'arte Life. Presenti alla manifestazione anche i ragazzi dell'associazione Lume di Agropoli, che hanno presentato il loro lavoro al pubblico presente, realizzato durante il percorso canoro di questi ultimi mesi. I ragazzi sono stati diretti dalla strepitosa Paola Tozzi, agropolese doc e cantante cilentana. E in occasione della giornata dell'arte ad esibirsi sul palcoscenico in piazza Vittorio Veneto ad Agropoli anche i ragazzi dell'associazione Lume. Qui abbiamo il presidente Rinaldo Crea e Paola Tozzi, la mitica Paola Tozzi che tutti sicuramente riconoscerete per la sua straordinaria voce. Allora, raccontiamo ai telespettatori di Cilento Channel che cosa faranno ascoltare questi bravissimi ragazzi. Sì, allora i ragazzi hanno partecipato a questo laboratorio di pratica coreutica nella quale hanno ricevuto quelli che sono i primi approcci, proprio i primi passettini per entrare nel mondo della musica in modalità elementare, perché giustamente ci troviamo di fronte ad un'utenza di ragazzi diversamente abili e quindi ogni piccolo passettino fatto viene considerato un ottimo progresso. Quindi e stasera ci faranno ascoltare tre brani che appartengono proprio alla didattica, quella più semplice, cioè loro hanno studiato la ritmica, l'intonazione e insomma più che altro hanno cercato di fare squadra, cioè di capire che cos'è un gruppo e di lavorare insieme per fare in modo che per loro appunto fosse un momento di crescita più che altro. Io vorrei ringraziare il presidente dell'associazione che mi ha permesso questo, Rinaldo Crea, ed anche la moglie Anna Scolese, con i quali ho potuto mettere in pratica quella che è la mia passione principale, cioè avvicinare le persone al canto. Quindi stasera ce li godiamo e speriamo di divertirci tutti, e grazie al pubblico di Agropoli e di tutto il Cilento, grazie a Cilento Channel. Rinaldo, vuoi salutare? Ecco, vorrei anche capire, Rinaldo, quanto è importante attraverso la musica far vivere queste emozioni a dei ragazzi dolcissimi che hanno comunque delle problematiche. È importantissimo. Io da gennaio che è iniziato questo laboratorio abbiamo visto dei progressi incredibili su certi ragazzi, anche c'erano ragazzi che non riuscivano neanche a cantare, e stasera riusciremo a farli esibire. Volevo salutare tutti, anche l'amministrazione che ci è stato molto vicino in questi mesi. Noi siamo una piccola associazione ma stiamo crescendo anno per anno. Come se tu ci